Presidenza. In questo comma comunicazioni desidero fare alcune considerazioni circa quanto sta accadendo nel nostro contesto sociale. Il coronavirus ha lasciato al nostro Paese e a noi tutti delle cicatrici non solo di ordine economico, ma anche di natura sociale e soprattutto umana. A dimostrazione di questo abbiamo letto sulla stampa nelle ultime settimane numerose denunce da parte di chi si occupa delle fasce deboli del nostro Paese. Le contingenze di questo momento storico e politico sono certamente in via prioritaria quelle correlate al reperimento di risorse economiche, ma non possiamo soprassedere davanti ai problemi individuali e familiari. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, che da sempre pone al centro della vita sociale la persona, ha il compito anche oggi di prestare particolare attenzione a tale disagio. Ricordo a tal proposito il comunicato del 26 di maggio della Caritas di San Marino, che porta alla luce il disagio materiale di oltre 200 persone che hanno chiesto aiuto per far fronte ai bisogni di prima necessità, fronteggiati grazie al Banco Alimentare, ai buoni spesi in collaborazione della SUMS e attraverso la richiesta per le situazioni più gravi, più estreme, del reddito minimo stabilito dal decreto numero 63. Altra condizione da affrontare immediatamente è quella denunciata da alcuni familiari dei ragazzi disabili che afferiscono ai servizi del Dipartimento Sociosanitario dell'IS. Recentemente abbiamo letto degli articoli pubblicati da alcuni genitori, l'ultimo proprio nella giornata di ieri, che denunciano la situazione di disagio in cui si trovano i ragazzi. Per tutti noi il periodo di isolamento sociale e di sospensione di tutte le attività lavorative e ricreative ha generato sicuramente un grande disagio, un disagio da un punto di vista pratico, ma soprattutto da un punto di vista psicologico. E la stessa sofferenza è stata subita naturalmente dai ragazzi che presentano disabilità. Con l'uscita del primo decreto del Covid-19, in cui si disponeva la chiusura delle attività scolastiche, sono state chiuse dal 25 febbraio non solo le scuole, ma anche i centri ricreativi del Dipartimento Sociosanitario, centri diurni, centri ricreativi. E i ragazzi si sono fermati anche loro, nelle loro attività. Solo il centro diurno del Colore del Grano è rimasto aperto almeno fino al giorno 29 febbraio. Luogo dove purtroppo, ricordo, sono deceduti drammaticamente 4 ragazzi. Dalla giornata di ieri è stato riaperto l'atelier Le Mani, centro diurno della disabilità per gli utenti del territorio, con dei turni di rispetto delle norme, con ovviamente tutte le disposizioni di sicurezza e di protezione, dando la possibilità a tutti i ragazzi, a turno appunto, di tornare a fare la loro attività lavorativa. Ora, io conosco questo servizio dal 2000, periodo che è stato un momento eccezionalmente florido per i servizi sociali, in cui sono stati creati tanti progetti cuciti addosso alle categorie di persone più fragili. Ricordo l'istituzione degli asili nido, la creazione della casa famiglia, il Colore del Grano, la riformulazione dell'atelier. Era il periodo successivo alla donazione della signora Vandorciari, che generosamente donò la casa di Cailungo ai ragazzi disabili. Struttura che un tempo era adibita a casa famiglia, oggi ospita gli uffici del servizio minori. I ragazzi, ad oggi, disabili, lavorano all'interno di questa struttura, in un'area circoscritta, quindi non hanno a disposizione tutta la struttura per poter vivere la loro quotidianità. Ed è proprio questa struttura che i genitori hanno più volte rappresentato essere non adeguata a causa di problemi relativi al tempo di questa struttura, appunto. In virtù di questo mi sento di leggere brevissimamente un pezzettino dell'articolo uscito proprio nella giornata di ieri da parte dei genitori dei ragazzi disabili. I nostri ragazzi sono chiusi in casa da 4 mesi. Da metà maggio chiediamo che sia riaperto l'unico centro diurno della Repubblica dove trascorrono le loro giornate circa 50 ragazzi. Invece di trovare spazi per farli ricominciare, la responsabile del servizio ha pensato bene
di restringerli e di occuparli con gli uffici di coloro che lavorano per il colore del grano, diminuendo sensibilmente le metrature a disposizione per i ragazzi e i loro laboratori. Fortunatamente, dico io, gli spazi dell'atelier sono veramente molto vissuti e frequentati. Un tempo i ragazzi disabili rimanevano presso le loro abitazioni, invece nel corso del tempo, grazie anche alla sensibilizzazione, molti di questi ragazzi hanno avuto l'opportunità di uscire dalle loro case e di cominciare a lavorare proprio grazie all'atelier. Purtroppo effettivamente questi spazi ad oggi risultano essere insufficienti perché i ragazzi sono aumentati. Dal 2014 ad oggi il servizio ha perso di qualità, di attenzione per le persone che afferiscono a quei servizi. Il compito della politica è quello di indicare le linee di indirizzo, ma non può certo occuparsi della realizzazione delle stesse o sostituirsi all'operatività del quotidiano. Ricordo che l'allora segretario di Stato alla Sanità, Francesco Mussoni, aveva ultimato il percorso legislativo relativo alla legge quadro del 2015 numero 28 per l'assistenza, l'inclusione lavorativa e i diritti delle persone con disabilità, il cui intendimento era la costituzione di un servizio di disabilità che doveva prevedere un polo unico nel quale tutti i problemi relativi alla disabilità da 0 a 100 anni convergessero in un unico servizio in forma integrata, nel quale si dovevano elaborare dei progetti per la persona, quindi individuali, da parte di un'equipe multidisciplinare. Siamo sicuramente in forte ritardo e ora più che mai sarebbe il momento di riorganizzare il servizio al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti realizzando il progetto insito nella normativa. Faccio un'ultima considerazione. Negli ultimi anni si è riscontrato anche un significativo numero di trasferimento degli operatori in alcuni dei servizi specifici del Dipartimento. Questo turnover, per certi aspetti sicuramente fisiologico, ha causato una gravissima perdita di risorse umane che rappresentano e rappresentavano un valore aggiunto grazie all'elevata esperienza e professionalità acquisita con l'anzianità di servizio, appunto. Questo ha generato la mancanza di punti di riferimento sia professionali che organizzativi. Oggi sicuramente non possiamo ignorare il grido di disperazione delle famiglie che nel tempo si sono organizzate in forma autonoma, creando delle soluzioni senza il supporto delle strutture dello Stato. Ne è la prova la nascita della Fondazione Centro Anch'io, che è la casa pensata al dopo di noi, cioè quando i genitori non ci saranno più e ovviamente avranno e hanno ad oggi ancora il pensiero di chi si potrà occupare dei propri figli. Il tempo credo sia maturo per costruire percorsi di sussidiarietà, ma non devono essere scevri da collaborazione e monitoraggio da parte dello Stato, il cui compito continua ad essere quello di garantire un welfare dignitoso secondo i principi di gratuità e universalità su cui si fonda il nostro sistema per la sicurezza sociale. Sono venuta a conoscenza che i familiari hanno già avuto l'occasione di confrontarsi con diversi segretari di Stato e anche con gli eccellentissimi capitani reggenti. Sono certa e fiduciosa che i segretari di Stato alla Sanità Ciavatta, il segretario con la delega alla famiglia Ugolini e il segretario Canti al territorio svolgeranno le opportune verifiche rispetto a responsabilità dirigenziali e cercheranno insieme ai familiari un dialogo costruttivo e una soluzione ai bisogni dei ragazzi che sono parte della popolazione fragile di San Marino. Nutro fiducia in questo governo e per questo vorrei rassicurare queste famiglie, poiché l'obiettivo comune è quello di tutelare il Paese e i suoi cittadini con ogni mezzo, così come è stato ampiamente dimostrato nella gestione del Covid e nel governo di questo Paese in uno stato di estrema emergenza. Grazie Eccellenza. Grazie consigliere Civerchia.